Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Torna il campionato di terza categoria, sono di fronte la calcistica Spinella al suo debutto storico e il San Roberto Fiumara. L'arbitro è il signor Leo Sgro della sezione di Reggio Calabria, un direttore di gara che ha diretto gare del campionato di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria. La calcistica si schiera alla destra dei nostri teleschermi, casacca blu, pantaloncini rossi. San Roberto Fiumara ovviamente alla sinistra, casacca rossa, pantaloncini blu. ...30 secondi nel primo tempo, 0-0, calcio piazzato a favore dalla formazione ospite sulla linea di battuta Barillà, con questo lancio in avanti. Ancora Sacca verso Vincenzo Vizzari, uno dei due, l'altro è Piercarlo. Rimessa laterale a favore della formazione di casa. C'è il primo tiro della partita, diretto verso la porta di Pulitano, che di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Lascia sfilare il mezzo sinistro locale Neri e conquista una rimessa laterale che lo stesso batte, poi c'è il tacco di Sacca che spedisce il pallone in fallo laterale già battuto. Vada là Franco Abbollato dal suo angelo custode che spedisce il pallone in fallo laterale già battuto. Cerca di incunearsi Caracciolo, viene fermato da Palermo in tandem con Barillà, e un lancio di Romeo, un intervento giudicato falloso dal direttore di gara, il signor Leo Sgro della sezione di Reggio Calabria. Grandi firme. È tutto ok, si rialza il giocatore, l'arbitro controlla che tutto sia in ordine, 21 giocatori nella metà campo avversaria, attacca la formazione ospite del San Roberto Fiumara, casacca rossa, pantaloncini blu alla sinistra dei nostri teleschermi. Fischio arbitrale, parte un tiro, una fucilata, che però passa abbondantemente ai lati della porta difesa da Pulitano. Lo stesso ha già raccolto il pallone sul verso sinistro dell'area e col suo piattone cerca di mettere in movimento i propri attaccanti.
c'è un intervento giudicato falloso da parte del mezzo destro Barilà e un calcio piazzato a favore dei padroni di casa già battuto. Aspettavano tutto il fischio dell'arbitro che non è arrivato. Un'ottima occasione svanita. Contrattacca la formazione di casa, palla in zona morta. In possesso di palla Neri che fa velo, triangolo che non si chiude. Era Giuseppe Gurneri, uno dei due, l'altro è Vincenzo. Attacca la formazione ospite con Vizzeri, Vincenzo che crossa, arriva un difensore e spazza come lo spazzaneve a Courmayeur. 4:36 nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, è sempre 0-0 nel campionato di terza categoria. Sono di fronte alla calcistica e il San Roberto Fiumara. In possesso di palla Praticò. Sono momenti di studio, le squadre si schierano con un assetto tattico variabile. Par di capire una squadra di casa con un 4-3-2-1. E gli ospiti con un 4-3-1-2. Piccola variazione. L'arbitro va a redarguire l'11 che non ha rispettato la distanza dei 2 metri dalla palla. L'abbate con questo spiovente in area. Occhio! Grossa occasione per i padroni di casa. Bisogna tenere conto dell'emozione. È andato al tiro cross, non può raggiungere questo pallone. Vada là. C'è un gran correre di qua e di là. Chiaro che recupera palla Caracciolo, dialoga con il mezzo sinistro Neri, ancora entra in area, finta, viene sgambettato, ma non c'è fallo, non c'è rigore, episodio dubbio. Tiro di collo piede, sbaglia Mire Bersaglio, intanto è rimasto dolorante a terra un giocatore di casa e l'arbitro a grandi falcate si avvia verso il punto incriminato. 7:26 nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, è sempre 0-0. Il gioco è fermo, l'arbitro il signor Leo Sgro della sezione di Reggio Calabria. Ripetiamo, un arbitro grandi firme per la serie, grandi firme, aveva una luminosa carriera davanti a sé, ne è arrivato alle porte della Serie D. Attacca la formazione di casa, c'è un cross sotto porta, tiro cross sul quale si avventa come un falco sulla preda Crico a branca, vaga rassomiglianza con Fabio Codicini.
attacca ancora la formazione di casa. Entra in area, va al cross, ci mette una pezza calcistica vicinissima al gol. I padroni di casa, il gioco è fermo, intanto c'è un giocatore a terra, un difensore della formazione ospite, l'arbitro è sul punto. Il gioco riprenderà con un calcio d'angolo a favore della calcistica Spinella. Sono tutte e due ASD o ASD. ASD calcistica Spinella e ASD San Roberto Fiumara. 9 e 28 nel primo tempo. Al Saverio Spinella di Melito Portosalvo è sempre 0 a 0. Arriva il massaggiatore per prestare le cure del caso al giocatore rimasto infortunato, pare di capire che possa trattarsi di Sacca. Entra in campo un massaggiatore, un altro, i guardalini, l'allenatore ospite, il dirigente ospite. Tutto è pronto per il calcio d'angolo. 10 minuti nel primo tempo. A Saverio Spinella di Melito Portosalvo è sempre 0-0 tra i padroni di casa della calcistica Spinella e il San Roberto Fiumara. Siamo nel campionato di terza categoria, Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Calabrese. C'è probabilmente una distorsione alla caviglia che richiederà una sostituzione, così è infatti, e vedete che il numero 17, si tratta di Scopelliti, quindi prima variazione al decimo del primo tempo. Calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria. Palla che spiove. Ancora non appare il cartellino. Punizione per i padroni di casa. Parte il cross, palla fuori area, ma rimane sui piedi degli attaccanti di casa. Cross sotto porta, ci mette una pezza opportunamente un difensore. Calcistica vicinissima al gol, è stato Violante a evitare che quella palla diventasse pericolosa. Parte il cross, palla fuori aria, contropiede, è stato Nucera, sbilancia con una finta il portiere
Politano, l'attaccante che si era presentato minaccioso. L'abbate. Ancora l'abbate. Avanza di qualche passo. Poi opta per un lungo lancio sulla destra. Dribbling a rientrare. Finisce col perdere palla, ma conquista una rimessa già battuta. Ancora calcistica in avanti. Lancio in profondità. Vai col liscio. Palla in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. 14-28, 0-0 al Saverio Spinella di Merito Portosalvo nella sfida per il campionato di terza categoria all'esordio stagionale. Calcistica e Fiumara, San Roberto Fiumara, sono ancora ferme sullo 0-0. In possesso di palla Vincenzo Vizzeri, chiama in causa Barillà. Tunnel non riuscito. Palla che spiove, c'è un colpo di testa da parte di un difensore. Conquista una rimessa laterale alla formazione di casa. Cerca di andarsene Giuseppe Curnari col suo sinistro. Viene spinto lateralmente, tutto regolare. No, c'è un intervento arbitrale. Calcio piazzato per la formazione di casa. ...15 e 40. Battuto ancora lui, Giuseppe Curnari, col suo sinistro, mette al centro. Cross sotto porta, fa buona guardia la difesa ospite, può partire il contropiede, ma non ci sono problemi per Crico. Squadre molto abbottonate, guardinghe, prudenti. Cerca di andarsene, attenzione, le formazioni imbottite di Bebbi, giocatore Bebbi. Quindi ci sarà un gran correre avanti e indietro. Ci prova ora. Sbaglia tutto il centroattacco Giovanni Catalano, uno dei due, l'altro è Rocco, col numero 11 sulla schiena. In possesso di palla Neri, viene mandato gamba all'aria, tutto regolare per l'arbitro. Controlla bene Vincenzo Curnari. Manovra Caracciolo, si smarca e riceve il mezzo sinistro Neri, finta e doppia finta, sbilancia un paio di avversari. L'ultimo a toccare è stato un giocatore di casa. Rimessa laterale già battuta, cambio. Infrazione di passo. Mezzo sinistro Neri. Cambio anche per lui.
Nino, sono le prime cose che insegnano i trainer e tutto l'entourage, ma bisogna tenere conto dell'emozione, dell'esordio. Questo è l'esordio assoluto, storico per la calcistica spinella del presidente Giuseppe Vatalà. Fiumara in avanti, primo cartellino della partita, estratto la base. E in più c'è un calcio piazzato da posizione ottimale, sebbene la distanza ragguardevole. E finalmente un arbitro che conta 9 metri, non per niente si chiama Leo Sglo, fiore all'occhiello dell'Aia calabrese per tanti anni, è ancora in attività. È una sicurezza per tutti avere un simile arbitro. Il pallone si è spento tra le braccia del portiere, che poi prova a spedirlo Nino. Si avventura in un dribbling, perde palla, ma la conquista Sacca. Questo è Palamara con un tiro cross che si spegne oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 22 minuti e 40, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Non ci sono stati particolari sussulti, emozioni, brividi e suspense, se si eccettua qualche azione pericolosa. Si rifugia in calcio d'angolo Violante, in fallo laterale, perdon. Cross sotto porta, non ci sono compagni, sono avversari Sacca, Romeo, Vizzeri, Praticò, Violante. Ma attacca ancora la formazione di casa con Caracciolo. Conquista un calcio d'angolo. 2-1 gli angoli fino a questo momento a favore della formazione di casa. I due allenatori vadano prima a non prenderle e poi a darle. In possesso di palla il solito Gurneri, cross sotto porta, è stato spinto, invocava la concessione di un calcio di rigore. Non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire. Con un bello stile si libera di un paio di avversari, palla in profondità, è andato al tiro. Azizza Bedel Matid, se non andiamo errati.
non si intendono i due, palla che finisce in palo laterale, la raccatta Sacca, ancora Gurnari, manda fuori giri un paio di avversari, attenzione, tiro da non più di 7-8 passi, si sgrana un gollasso, per dirla con José Altafini. Riceve comunque uno scrosciante applauso da parte degli aficionados campesinos e peones assepati sulle gradinate dello stadio Saverio Spinella. Grossa occasione, forse la più grossa della partita, capitata proprio sui piedi di un attaccante locale, ha colpito il pallone dal basso in alto, che ha superato compagni e avversari e anche la trasversale, nulla di fatto, tutto questo al 25esimo minuto del primo tempo, con le squadre ancora inchiodate sullo 0-0. Un pallone da distanza siderale, ancora Gurnari cerca di addomesticare il pallone, ma la sfera supera la linea dell'out, rimessa laterale già battuta. Spreca Toscano, urlo tarzanino da parte del portiere, fischio arbitrale, posizione di offside fischiata a Giovanni Catalano, uno dei due, l'altro è Rocco. Può partire un lungo cross, un colpo di testa da parte di Barella, ancora lui, c'è un precedente fischio arbitrale proprio sulla linea centrale del campo, il gioco è fermo, 28 e 26 nel primo tempo, 0-0 a Saverio Spinella di Melito Portosalvo, fra la squadra locale della calcistica Spinella del presidente Giuseppe Padalà. E il San Roberto Fiumara, Vincenzo Labate, Neri se ne va, non abbocca Sacca, commette fallo l'attaccante di casa, con tutta calma va a battere Pratico, c'è un lungo lancio verso la linea centrale del campo, intercetta il centrocampo locale, si sgancia e riceve ma poi perde palla, Manti, attenzione, pericolo, e spreca la seconda grossa occasione per passare in vantaggio la formazione locale. L'arbitro si deve legare le scarpe, lacci capricciosi, si può riprendere, la calcistica Spinella ha avuto 2-3 palle gol ma non ha saputo sfruttare bene
attende il fischio arbitrale che non c'è. Toscano. Si smarca e riceve Neri, cerca di andarsene, viene circondato da un paio di avversari, va in tackle scivolato l'abate e sbroglia la matassa, ancora l'abate, parte dalle retrovie la manovra offensiva dei padroni di casa. Invocava la concessione di un calcio piazzato Manti, non è dello stesso avviso il signor Leo Sglo della sezione di Reggio Calabria. Si aiuta come può sotto gli occhi dell'arbitro che sanziona con un calcio piazzato a favore della formazione ospite già battuto. Palamara perde palla, Gurnari, l'arbitro fa parte del gioco, svanisce l'opportunità per la squadra di casa di fiondare a rete. ...32 minuti e 11 secondi nel corso del primo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato ad occhiali. Attenzione, deve uscire a valanga, attenzione, e c'è il secondo cartellino. C'è poco da discutere con questo signor arbitro. Preciso, tempestivo, puntuale, perfetto. Non fa altro che eseguire il interpretare il regolamento. Viene pizzicato tra virgolette in netta posizione di offside Toscano. Era sul filo del fuorigioco, ma ci stava tutto. Così ha decretato l'arbitro. Punizione già battuta. Cerca di incunearsi Palamara. Se ne va. Cross sotto porta. Tiro, grande parata di Pulitano. Si mette le mani sui capelli Palermo, come per dire ma come hai fatto? Tiro da distanza ravvicinata, si è inarcato, ha preso l'ascensore delle torri Petronas e ha negato la gioia del gol all'ala destra Palermo su perfetta triangolazione, e c'è il quarto calcio d'angolo, due per parte. Parte il cross, palla che si impenna, si
si è tuffato a volo d'angelo. Nel tentativo di deviare il cross del compagno Giovanni Catalano. Trentaseiesimo del primo tempo, attacca la calcistica con Aziz Abdelmatid. Ancora lui. Entra in area, palla sul destro, va al tiro. E la palla sibila accanto al montante di sinistra di Crico e si spegne oltre la linea di fondo, ma la calcistica ci ha provato, avrebbe sicuramente meritato il vantaggio. La formazione di casa ha giocato meglio degli ospiti, anche se il San Roberto Fiumara poco fa ha avuto la palla gol, ma Politano ha calato la Saracinesca. Catalano, palla che si impenna, la domestica proprio lui, c'erano due giocatori in netto fuorigioco, la domestica si diceva proprio lui, Palermo, l'autore di quel tiro, una sberla da dentro l'area che ha trovato Politano pronto alla parata, un autentico miracolo che ha salvato capra e cavoli, tant'è che il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Ancora Gurnari, cerca di mettere in movimento Toscano, dialogo tra sordi, non è quello tra Sandokan e Yanes de Gomera. I minuti scorrono, 38 nel primo tempo. Ancora 0-0. Il golletto piccolo così non arriva. È il caso di chiamare i cani molecolari o di Sant'Uberto. Un metal detector, il navigatore satellitare per trovarlo, oppure affidarsi all'oroscopo, al rabdomante, all'oracolo di Delfi, e perfino si sfoglia la margherita o si consulta Nostradamus, le profezie di Nostradamus. Sta di fatto che il golletto piccolo così ancora non c'è, non arriva. Si gioca in un pomeriggio soleggiato ma con temperatura che oscilla intorno ai 20 gradi, non c'è spazio ovviamente per i vari Virgilio, Caligola, Caronte, Flegetonte, Stigia, Annibale, Nerone, Scipione, Ulisse e Minosse, perché non c'è sicuramente un caldo torrido
una canicola impietosa e rovente. I minuti scorrono, siamo già al 40° e il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. Si fa vedere il solito Palermo, tutto regolare per l'arbitro. Cerca di andarsene Cua, è lui a toccare, l'ultimo a toccare, quindi Sacca si impossessa della sfera e cercherà di mettere in movimento il compagno più vicino, che è Violante. Intervento falloso di Toscano, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro, il signor Leo Sgò della sezione di Reggio Calabria. Ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Gurnari cerca di andarsene, Gurnari, attenzione, c'è un passaggio un po' azzardato da parte di Palermo che stava per mettere nei guai Crico. Attenzione, tiro, grande parata, autorete. Risultato che cambia dunque. Sfortunata deviazione. Aveva compiuto un autentico miracolo Politano. E dunque il risultato è cambiato qui al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, calcistica 0, San Roberto Fiumara 1. Una sfortunata autorete di Neri, si sembra, si è sembrato. E vedremo ora quale sarà la risposta della formazione di casa. In possesso di palla Neri, ingrana il turbo Catalano, c'è un fuorigioco di rientro, palla battuta da posizione errata e l'arbitro fa ripetere. Ad ampi gesti il direttore di gara spiega perché quel fischio. Cerca di andarsene a Ziz, entra in area, cross al centro, c'è una deviazione, 4 minuti o 3. Di recupero, 45° del primo tempo, calcistica 0, San Roberto 1, autorete di Neri, cross sotto porta,
ancora entra in area. Ha esercitato una supremazia territoriale la formazione di casa, ma ha avuto pure due o tre palle e gol la formazione della calcistica Spinella, ma il risultato arride invece alla formazione del San Roberto Chiumara, che comunque ha avuto due o tre palle gol per segnare. Diciamo che è stata un po' fortunata la formazione ospite. Buona l'entrata unisce gamba all'aria Vincenzo Labate. Sta per concludersi il primo tempo, la calcistica si spinge in avanti alla ricerca del gol del pareggio e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0 a favore del San Roberto Chiumara. Autorete di Neri al 42esimo del primo tempo, ha diretto Leo Sgro di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.